Buonasera, gentili telespettatori. Prima pagina dedicata questa sera al primo weekend di agosto. Quando c'è agosto, si parla di vacanze, ma come sono andate quelle di giugno e luglio, come si potrà vedere in questo servizio e come andrà nel mese di agosto. Vediamo. Il primo weekend di agosto, come da tradizione, la Sicilia accoglie un grande afflusso di turisti dalle spiagge del Trapanese a quelle del Sud-Est, dalla riserva dello Stagnone a Marsala alla Scala dei Turchi ad Agrigento e l'Etna nel Catanese e poi Taormina. Qui siamo nella riserva naturale Isola Bella, dove i turisti arrivano da tutto il mondo. Nei mesi di giugno e luglio la Sicilia è soprattutto meta di stranieri, mentre ad agosto si registra un notevole incremento di italiani in quanto periodo di ferie. Riguardo al turismo, adesso giustamente arriva agosto, quindi si prospetta l'italiano in vacanza, la maggior parte adesso sono gli italiani, mentre riguardo, rispetto a tutti gli altri mesi dell'anno, che ci sono la maggior parte per il 90% di stranieri. Adesso c'è l'esodo, o la, come la la transumanza dell'italiano. Si lavora parecchio, c'è molta gente. Quali sono eh, i piatti che i turisti cercano eh, maggiormente? Ma il tagliolino gambero e pistacchio, linguine e ricci, pizza diavola, norma. Where are you from? I'm from Japan. Il turista giapponese ci racconta che starà in Sicilia una settimana, ha già visitato Palermo che apprezza per l'architettura storica e Taormina invece per le sue ricchezze naturali. E il uh, food? E di queste ore la notizia che il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha emesso un'ordinanza per vietare la balneazione in un punto specifico di una delle due anse della baia di Isola Bella, dopo che le analisi dell'ARPA hanno rilevato valori superiori alla norma di una microalga considerata tossica. Inoltre è stato disposto il divieto di balneazione a capo Taormina, in corrispondenza della cosiddetta grotta del giorno. E cambiamo decisamente l'argomento, andiamo ad Aci dove ieri sera è stato sospeso la manifestazione dei fuochi piromusicali per l'incendio di una palma. Vediamo i particolari. Ad Aci Buonaccorsi, una delle capitali siciliane dei fuochi d'artificio, ieri sera si sono vissuti momenti di paura per una palma andata a fuoco centrata da una vampata dal lancio dei mortai durante l'esibizione dei fuochi piromusicali allestiti all'interno della villa e con migliaia di visitatori che ogni anno, in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono Santo Stefano, affollano la piazza principale per assistere all'esibizione dello spettacolo dei Maestri Pirotecnici. Alle 23.30, la seconda sequenza dei fuochi musicali, mezz'ora di spettacolo, prima dell'incendio che ha colpito una delle palme della villetta, costringendo gli organizzatori fermare tutto per ragioni di sicurezza. L'area dell'esibizione era ben recintata e non c'è stato nessun pericolo reale per i presenti. In pochi minuti la parte sommitale del tronco si è incenerito rilasciando ciocchi che avrebbero potuto innescare un incendio più vasto, destando un po' che apprensione tra quanti hanno assistito alla scena impotenti. Il vento ha soffiato in direzione opposta evitando che le altre palme ornamentali andassero a fuoco. I vigili del fuoco del distaccamento di Acerra hanno messo in sicurezza l'aria. Lo spettacolo nello spettacolo di una serata andata storta nonostante gli accorgimenti sulla sicurezza conclusa Prima del previsto, tra la delusione di quanti hanno affollato il paese per assistere al Festival dei fuochi d'artificio nella spettacolare versione musicale. Il giorno dopo la situazione è quella che vedete nelle immagini. L'area interessata è stata transennata in attesa di verificare la staticità dell'albero e nel tronco, la chioma sempre recuperabile, piantumato circa vent'anni fa, è scampato al punterolo rosso che ha decimato decine di palme, modificando per sempre il paesaggio. Stamana incontro tra il sindaco e il capitano dei carabinieri della Compagnia di Cereale, Domenico Rana il maresciallo della locale stazione dell'Arma Paola Lotto comandante della polizia locale Tony Ferrare e i pirotecnici. Stasera si replica con la seconda e più potente esibizione pirotecnica con batterie collocate nel campo sportivo comunale a distanza di sicurezza dal centro abitato. L'amministrazione guidata dal sindaco Vito Di Mauro non esclude in futuro di rimodulare l'esibizione piromusicale. Per fortuna la pianta è salva anche la pianta perché l'interno delle palme è fatto di una fibra che è resistente al fuoco. Infatti si puliscono anche col fuoco. Quindi tutto stiamo prendendo ogni precauzione. Prima di aprire completamente la nostra villa faremo degli accertamenti. Però credo che tutto sia rientrato nel migliore dei modi. E cambiamo decisamente argomento. Parliamo ancora di vittime sulla strada. Poi nel periodo estivo aumenta in maniera esponenziale. Questa volta a perdere la vita un, poliziotto, un ex poliziotto di 60 anni, Maurizio Averna, di San Catado che a bordo della sua moto, una Suzuki, per causa in via di accertamento ha sbandato e è andato a sbattere contro un guardrail. Prontamente sono intervenuti i carabinieri e anche le ambulanze delle 118, ma quando sono arrivati sul posto non c'è stato niente da fare se non constatare la morte. E ancora la notizia che abbiamo dato è stato restituito il corpo, del bambino, il piccolo Enrico di tre anni, che è morto nella piscina della villa. Il particolare, quello agghiacciante, è che il bambino dormiva con il padre, la madre dormiva con l'altro figlio in un'altra camera. Il bambino si è alzato da solo, ha aperto la porta ed è andato a finire nella piscina, provocando la tragedia e un po' il dolore profondo da parte dei genitori. Parliamo adesso invece di quello che è un problema grossissimo che si sta cercando in qualche modo di tamponare, ma sarà di, molto difficile risolverlo. Parliamo della siccità. La regione siciliana sta intervenendo in vario modo anche con fondi, e nel eh, lago di Lentini è stata messa una seconda pompa per portare quanta più acqua possibile nella piana di Catania. Vediamo: Correre ai ripari. Per tentare di salvare quel che ancora resta da salvare. La siccità come Mannaia nell'isola. Certo, non piove da mesi, gli invasi sono asciutti e la cabina di regia, istituita dal presidente della regione Schifani, lavora per ridurre i disagi che sono notevoli tanti, forse troppi, anche causati dalla fatiscenza delle strutture irrigue, dall'insufficiente rete di pozzi, serbatoi e acquedotti che serve le città, ma anche le culture, le cui produzioni. Sono a rischio se non già perdute. E così ieri è finalmente entrato in funzione un secondo impianto di sollevamento d'acqua dal lago Biviere di Lentini. Una prima pompa era stata attivata circa una settimana fa. Adesso sarà possibile prelevare fino a mille litri di acqua al secondo, tutti destinati alla irrigazione dei terreni della piana di Catania, più di 1000 ettari, una delle zone agricole più produttive. Ma anche tra le più colpite dalla siccità. Guardando invece ad Occidente la regione siciliana. Ha finanziato altri interventi per circa 2 milioni e mezzo di euro, Palermo, Agganci, la riattivazione dei pozzi, in località Scopalacqua, poi la manutenzione straordinaria delle sorgenti comunali, mentre a Castronuovo di Sicilia è prevista la sistemazione e il potenziamento della sorgente Refalzafi. Oltre al ripristino della condotta di adduzione, inservibile da tempo nell'invaso di Scanzano, arriverà più acqua dal canale Catagnano, tutto al servizio della città di Palermo. Interventi dunque uno dietro l'altro, che arrivano però dopo tante settimane di passione. Ieri clamorosa protesta da Grigento, più di 2.000 persone chiamate a raccolta dal Comitato Vogliamo l'acqua, momenti di tensione. Anche per il disappunto della inadeguatezza, dicono così i residenti, nella gestione della crisi idrica. Tutti chiedono misure adeguate da mettere in campo: dal genio militare alla protezione civile. In una città dove l'acqua arriva ogni 15 giorni e dove persino il sindaco Munchiche parla della peggiore emergenza idrica degli ultimi anni, dall'alba di oggi è scattata un'operazione di protezione civile per la distribuzione d'acqua. Nelle frazioni di Giardina, Gallotti e Montaperto, particolarmente colpite dalla crisi idrica, in tutto la regione ha inviato sei autobotti messi a disposizione dal Corpo Forestale. Quattro catanesi vendevano online roba contraffatta, addirittura eh, vendevano dei Rolex che avevano il certificato di autenticità. Vediamo i particolari. L'affare viaggiava sul web, sui social più in voga, Gucci, Versace, Adidas, Louis Vuitton, Nike, Prada, Cartier, Rolex, i marchi, tanto ambiti quanto costosi la merce, però era contraffatta. A scoprire le piattaforme virtuali che venivano pubblicizzate su TikTok, Facebook e Instagram, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania che hanno dato esecuzione a un provvedimento di perquisizione emesso dalla la procura etnea con cui sono stati sottoposti a sequestro ben 178 articoli contraffatti che riproducevano capi di abbigliamento, pelletterie e accessori dei più famosi marchi di lusso della moda. Tra questi anche questi due orologi Rolex ben confezionati negli appositi astucci e corredati da certificazioni di autenticità. Il tutto di buona fattura ma non originale. Le indagini condotte dai militari del primo gruppo hanno consentito di costruire le modalità di stoccaggio e spedizione delle merci contraffatte, individuando anche i siti dove sono state eseguite le perquisizioni e dunque sequestrato il materiale. A gestire il tutto quattro catanesi che sono stati denunciati a piede libero imparentati tra loro. Attraverso la vetrina online gestivano le richieste degli acquirenti di svariati articoli, tra cui t-shirt, pantaloni, maglie, giubbotti, orologi, occhiali, imitazioni contraffatte dei più famosi brand nazionali ed esteri. E restiamo a Catania dove finalmente si è avuta la riqualificazione di Piazza Santa Maria di Gesù, un punto nevralgico per quanto riguarda la città di Catania. Vediamo. E luce fu per i luoghi pubblici di Catania non proprio un fatto scontato dopo anni di incuria e abbandono il sindaco Enrico Trantino con lui la giunta e altri esponenti del Consiglio comunale hanno preso parte all'accensione del nuovo e moderno impianto di illuminotecnica della riqualificata fontana di Piazza Santa Maria di Gesù e dei secolari alberi di ficus che adornano la piazzetta uno dei luoghi simbolo della città capoluogo rimasto per anni ai margini di un programma di risanamento urbano e finalmente riconsegnato ai catanesi e ai turisti funzionali e in ordine la piazza da tempo era in abbandono e presa d'assalto da gruppi di senzatetto che vi trovavano un riparo durante la notte invasa dai baci e comune di Mondizia, l'assenza della pubblica illuminazione agevolava raid criminali tra le reiterate proteste di commercianti e abitanti ieri sera in tanti, soprattutto residenti, hanno preso parte al momento inaugurale della rigenerata piazza un lungo applauso dei presenti accompagnato all'atteso momento dell'accensione del sistema illuminante e della fontana centrale tornata a zampillare getti di acqua in un gioco di colori, nuova anche la palificazione artistica con lampade a led e faretti collocati in pozzetti a raso per meglio esaltare la maestosità dei grandi alberi di Ficus, Giovanni Petralia, assessore alle manutenzioni. Un intervento molto atteso, importante per la città, la riqualificazione di Piazza Santa Maria di Gesù, sia delle aree a verde che della fontana centrale, un intervento di quasi 80.000 euro finanziato grazie alle risorse della tassa di soggiorno, un intervento importante che riesce a donare nuovamente decoro, bellezza a quella che è una delle piazze simbolo della nostra città. Andiamo adesso a Riposto, cittadina natale di Franco Battiato, che sta cercando in tutti i modi di ricordare, di non far dimenticare questo cittadino illustre. Vediamo. Un Murals che racconta la vita di un figlio di Riposto, Franco Battiato, il maestro omaggiato dal paese che gli ha dato i natali. Con una serie di iniziative in programma in questo fine settimana. Su tutti, un murale si è in piazza Arcidiacono, che anche in futuro racconterà di Battiato. Un grande dipinto realizzato nell'ambito del progetto artistico Stranizza da Muri, curato da Carmen Bellalba in collaborazione con Carmen Cardillo per ricordare indelebilmente anche alle future generazioni il cantautore. A realizzare l'opera che ritrae Battiato in tre diverse fasi della sua vita è stato il pittore Igor Scalisi Palminteri. Siamo riusciti a dare eh, qualcosa di eh, permanente alla città di riposto in omaggio appunto a Battiato. E quindi sì, tutte le opere che ci saranno esposte sono state donate gratuitamente da alcuni artisti che si sono eh, voluti eh, fortemente impegnare in questo progetto sempre grati al maestro Battiato e poi il bellissimo murale che rimarrà eh, già probabilmente una delle cose più fotografate della Sicilia, a parte magari qualche spiaggia particolare, però è eh, veramente un'opera suggestiva, emozionante e eh, dobbiamo ringraziare a Igor Scalisi Palmin Palminteri perché veramente eh, alla fine con poco preavviso, perché comunque questi artisti hanno bisogno di essere chiamati a volte anche un anno prima, è riuscito a donarci un'opera eh, spettacolare. Mural, ma anche installazioni e mostre. Sì, saranno itineranti, quindi si parte da Piazza San Pietro, si passa dal Porto Turistico, dal Circolo Velico, fino ad arrivare appunto alla Piazza Arcidiacono, dove c'è il Murale, ma dove ci sono anche delle installazioni con delle opere e delle fotografie che ritraggono eh, anche Battiato da piccolo, eh, insieme alla sua famiglia, insieme ai suoi amici. Cose che tra l'altro ci sono state date dalla famiglia che ha sposato appieno eh, l'evento e la tipologia dell'evento. Restiamo in campo musicale, ma lo facciamo andando a Catania dove ha ottenuto grande successo il cantante Ilama. Vediamo. Con oltre 6000 spettatori alla Villa Bellini per l'unica tappa siciliana del tour No Stress nell'ambito della rassegna Catania Summer Fest Irama incanta la città. Successo strepitoso per l'artista toscano che ieri sera ha intrattenuto il pubblico nella suggestiva cornice del polmone verde etneo. Evento che rientra tra gli appuntamenti estivi organizzati dall'amministrazione comunale. Smartphone in alto e cori a squarciagola il cantautore tra quelli di maggior successo nell'attuale panorama musicale italiano, figlio artistico della trasmissione Amici di Maria De Filippi, ha proposto un repertorio che ha spaziato tra i suoi grandi successi e le novità più recenti, come Tu No, presentata allo scorso Festival di Sanremo che ha emozionato e coinvolto il pubblico. La scaletta ha incluso anche le canzoni dell'ultimo album pubblicato ormai un anno fa e certificato oro. Tra questi, il singolo Hollywood. Che ha visto i rama con la collaborazione di Arcomi. Un fiume di gente, grande entusiasmo all'esibizione del cantante che ha salutato la città, sottolineando la sua bellezza paesaggistica, il buon cibo, oltre che le calde temperature di questi giorni. Splendida, ancora una volta apprezzatissima la location, l'arena della Villa Bellini di Catania. Dicevo che eh, ha suscitato molto scalpore la notizia che all'ospedale di Patti, al pronto soccorso, una dottoressa ha cercato di bloccare la frattura di un arto con dei cartoni. A questo punto è intervenuta l'ASP di Messina che ha incaricato una commissione interna per far luce sulla vicenda. È stata sollevata. Dall'incarico la responsabile del pronto soccorso. Inoltre è stato avviato un procedimento disciplinare per quanto riguarda il direttore sanitario del Presidio perché non è stato in grado di avere tutto quello che sono le necessità per quanto riguarda un ospedale e la stessa caposala appunto per questa superficialità nella gestione. Inoltre l'ASPE di Messina ha stabilito. Che ci saranno ulteriori altri accertamenti fatti ad ampio raggio e non solo all'ospedale di Patti. Cambiamo adesso decisamente argomento: andiamo ad Acicatena, un ciclista Visconti, che nel 2011 vinse il premio nazionale. È tornato nella cittadina del Catanese per presentare un libro, è stato anche premiato. Vediamo. Se parliamo di bicicletta, parliamo in Sicilia anche di Giovanni Visconti. Per tre volte campione italiano, la terza nel 2011 ad Acicatena, quando a fine giugno mise dietro le sue spalle tutti gli altri ciclisti dopo 235 nervosi chilometri di corsa. Giovanni Visconti, in questi giorni, è tornato ad Acicatena anche per rivedere quel traguardo a pochi passi dalla chiesa di Santa Lucia, ma anche per presentare il suo libro Un primo 60 secondi, in cui racconta a se stesso le emozioni della gara di un grande professionista che per 17 anni ha raccolto consensi e applausi lungo le strade. Non certo solo del vecchio stivale a Palazzo Riggio di Acicatena. A fare gli onori di casa è stata la sindaca Margherita Ferro. Di Visconti hanno parlato il presidente di Uss Sicilia Gaetano Rizzo, il segretario di Assostampa Catania Filippo Romeo, il fondatore del parco ciclistico dell'Ettria Paolo Alberati, tutti moderati da Nunzio Correnti. Quindi Visconti, che è più giovane, ricorda i sacrifici della bicicletta, l'umiltà della persona. Eh, oggi cosa mi sento di dire? Eh, mi piacerebbe che i ragazzi di oggi avessero quella grinta e quell'umiltà che avevamo noi ciclisti di quell'epoca in Sicilia, perché appunto essendo. Una terra così difficile per emergere c'era bisogno di tanta umiltà, tanto sacrificio e poi l'umiltà è quella cosa che ti riesce a mantenere ancora la passione viva, eh, ti fa sognare di andare a fare le gare, eh, dobbiamo riuscire ecco, a indirizzare i nostri, i nostri ragazzi verso quello, eh, non togliendogli però troppo il divertimento che poi è giusto che abbiano anche i nostri ragazzi. Bene, facciamo anche nostro quelli che sono i pensieri di Visconti, auguriamo alla gioventù veramente che possa affermarsi anche attraverso il sacrificio. Finisce qui il nostro appuntamento, vi ringrazio per essere stati assieme a noi, vi ricordo che potete rivedere sui social quello che abbiamo appena trasmesso e vi ricordo anche il TG di domani domenica. Vi auguro una buona serata, un buon weekend, arrivederci.